Baudo. Sono arrivato a fare il primo festival di Sanremo nel 68. Quando sono arrivato ho avuto un tremolio. Devo dire che quasi quasi volevo tornare indietro. Signore e signori, dal vostro Pippo Baudo, buonasera e benvenuti alla prima serata. Caro generoso Sanremo, mi hai voluto con te per altre 12 volte. E vuoi fare Sanremo? Se non ne approfitti. Laureo. Hai visto? Hai visto che sa fare Sanremo? Siamo venuti qui per raccogliere, ci auguriamo tanto, le canzoni di oggi, le canzoni di domani, quelle canzoni che tutti canteranno e che ci auguriamo saranno tanti grandi successi. Eros Ramazzotti, Laura Pausini. L'unico uomo che quando a scuola facevano l'appello diceva presento. Fammi sentire! Quante risate in questo palcoscenico! Pippo! Caro Sanremo, sei stato veramente buono con me, perché sono stato accanto a tanti personaggi che mai avrei pensato di avvicinare su un palcoscenico. Ti prego di andare indietro col nastro perché farai il bis. Io sono venuto qui questa sera, ho chiesto l'autorizzazione perché io ti voglio nominare re del Festival di Sanremo. Pippo tredicesimo! Pippo tredicesima e 13 sono i festival che ha condotto il nostro Pippo. Un grande bacio, Pippo. E allora era doveroso cominciare questa... Quanti ne hai fatti con Pippo? Quasi tutti? Sì, praticamente. Anche il tuo primo c'era, Baudo? Nel 68 lui debuttò a Sanremo e anche io debuttai a Sanremo. Io con il brano La Siepe, ma quante cose nella vita mia e quella di Pippo combaciavano. Ma dai, tipo? Viaggiavamo in una specie di binario con un infinito di fronte. Grande Pippo. E siete legati ancora oggi in maniera molto forte, il vero senso dell'amicizia, io credo. Io considero il mio fratello minore. Minore, il tuo fratello minore. Pronto? Eccomi Mara. Ciao Pippo. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te Mara, buongiorno a te Galvano. Qui lo studio è pieno di applausi, sono tutti in piedi. Pippo, lo sento. Lo senti il pubblico? Grazie molte. Tante grazie a tutti. Al momento, altrimenti non sento quello che dice Pippo. Eccomi, Pippo. Eccomi, Mara, sono qui a tua disposizione. Allora, abbiamo mandato un filmato dove si vedono tanti momenti molto, molto belli e si vedono in gran parte tutti i tuoi festival, che sono 13. Albano stava parlando del vostro legame, della vostra amicizia, stava dicendo, diglielo tu, che poi ci sono tante cose anche nella vita che vi hanno avvicinato. Le cose più belle ce le diciamo al telefono, però così in pubblico. Dell'amicizia, legame. Ci siamo conosciuti con Albano, guarda, è bello come ho conosciuto Albano. C'era un locale a Milano che si chiamava Il Dollaro. Sì. Si chiamava Il Dollaro perché si pagava quanto era quotato il dollaro allora, si pagava 650 lire e noi andavamo a mangiare al dollaro. A un certo momento veniva un cameriere che era Albano, dove lavoravi in fare alla Breta, vero? No, lavoravo alla Innocenti, poi dopo andare alla Innocenti, quando c'eri tu c'ero lì in mezzo a fare a servirti, come sempre. Sì, come iniziamo in quel ristorante e continua fino ad oggi. E mi piace servirti. Sei sempre stato un grande. Quando ti ho sentito al dollaro, siamo rimasti impressionati dalla tua voce e subito siamo andati a fare sette voci. E hai fatto il primo applauso, cioè
E lì avevi, quanti pezzi avevi registrato fino ad ora? Quanto? Quanti pezzi avevi fatto? Avevo registrato 4 brani e per 4 settimane siamo stati insieme, ma mi ricordo appunto 4 settimane. Già fin dalla prima puntata arrivai vestito come se fossi... tu dici, va tutto bene, ma mi sembri un impiegato del comune di Milano, devi essere più artista. E allora in una settimana insieme a Pino Massara e a Rossella Consum mi cambiaste. Sembravo uscito dall'Ottocento con degli occhialini che sono ancora questi. Cambiai faccia, cambiai personalità no, cambiai personaggio e divenni personaggio. Anche grazie a te, Pino Massara e Rossella Consum. Grazie, grazie, molto gentile, grazie. Molto dolce. Pippo, ma tu avevi capito subito che questo ragazzo avrebbe fatto una carriera... Caramara, ci voleva poco per capire di avere a che fare con un genio della musica, con una voce particolare, particolarissima, una voce forte, importante, imponente. E ancora oggi che c'è una certa età, il signor Albano ha una voce come prima, cristallina come prima. È vero. È vero. È vero. Pippo, qui abbiamo Bobby, abbiamo Maurizio Vandelli, Marina Occhiena, Bartoletti, mamma Silvia Mezzanotte, Michele, Tiziana Rivale e Tony Dallara oggi. Il grande Tony Dallara. Giusto. Tony Dallara, giusto. Quanti festival hai fatto con Pippo, Tony? Dunque. Uno solo. Uno solo. Perché? Chissà perché. Io ogni anno mandavo sempre la canzone per andare al festival. E non mi hanno mai fatto fare. C'è stata una precedenza con Totò. Con Totò? Io ho vinto nel 60 Romantica. Sì. Un giorno a casa mi chiama Totò, appena sento Totò. Ma chi è? Scusa. Cosa fai? Gli scherzi? No, sono proprio. Io non sono, ma principe, no, io non sono un principe, io sono Totò. E va bene, io già con l'emozione, figurati se mi permettevo di dire a Totò ciao, che era. Insomma, quello lì mi ha fatto mettere a fare la canzone, una canzone che adesso ce l'ha avuta già da allora per la figlia, perché non l'hanno fatto entrare. E allora ho perso tanti festival. Io ogni tanto mandavo un pezzo a sé. E non lo prendevano? Beh, capita a tanti, eh. Sì, vabbè, ma io ne avrò mandati. Ancora oggi succede a tanti, perché tutti vogliono andare al festival, Tony. Tutti sì, vogliono partecipare. Quando uno vince una cosa, fa bene anche per gli altri. Perché si è tutti insieme. E certo, ma è come qui, vedi, come non qui ho potuto oggi continuare, perché non mi hanno fatto entrare in nessun altro festival. Hai capito, Pippo? Sì, ha capito. Ho capito. Figurati. Pippo, grazie per questa telefonata, ti vogliamo grazie bene. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie, grazie. Grazie, Pippo. Grazie, Pippo. Guarda, ti abbraccio affettuosissimamente, abbraccio Albano. Abbraccio tutti gli ospiti di oggi, Marino Bartoletti, tutti quelli che sono con te, che verranno nel corso del pomeriggio, li abbraccio tutti con grande affettuosità. Tu sei romantica. Bravo. Ci voleva. Tony ti ha dedicato una piccola strofa di Romantica per il nostro Pippo Baudo. Ciao Pippo. No, aspetta un momento, c'è Marino che vuole dire una cosa. Beh sì, intanto lo ringrazio. Intanto lo ringrazio perché nel 2008 mi fece il grande onore di essere ammesso nella commissione di selezione delle canzoni che parteciparono al festival e bocciamo Tony Dallara. Hai capito chi t'ha bocciato? Chi è stato? Bartoletti, l'ha appena detto che è lui che t'ha bocciato. Come si permette? Marino Bartoletti, è lui, vedi, è lui. Ma lasciami dire, Pippo. Pippo, facciamo un coro. Bocciamo anche il Mago Telma quell'anno, quindi non c'è problema. Pippo, tu hai fatto 13 festival per ora. 13. Hai il record assieme a Mike Bongiorno ad Amadeus dei 5 festival consecutivi. Cosa vuoi dire al giovane Amadeus che sta per raggiungerti? Deve camminare, deve camminare per raggiungerti. Da 5 a 13 ne vuole. Bene, hai fatto i 13. Quando si va
quando si va all'estero a cantare, i cantanti di qualsiasi nazione si ripetono. Le canzoni durano anni. Perché questo no qui? No, ma qui... Poi salta fuori uno, tic, tutto quello lì e quello che, niente. Che canti ancora romantica dopo 64 anni. E la cantano sì, tutti. Pippo, sì, ma... bacio grande, ciao. Ciao, grazie ciao. Grazie a voi per l'ospitalità, buona domenica a tutti. Grazie Pippo, grazie mille. Un abbraccio a tutti quanti, grazie. Oh. Anno 1964, le più belle canzoni e poi Bobby va al microfono e ci farà sentire una canzone nuova. Quello che vuoi, una canzone nuova. Una canzone nuova che la fai imparando sempre molto volentieri. Si chiama devo una dire... lacrima sul viso. Esatto. Vediamo il filmato. Lo sto imparando. Polanca dirige il maestro Ennio Morricone. Ogni volta che devo lasciarti sento tanta tristezza nel cuore e mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Ecco a voi Berlusconi. Dille che lei deve aspettare me che tornerò. Se lei mi aspetterà, tu che lo sai, tu devi dirle che quando vedo un'altra donna penso soltanto a lei. E la lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me che non amo che te. Ma sabato sera ti porto a ballare, ti potrò baciare, ti potrò baciare, ma sabato sera ti porto a ballare e potrò restare con te. Lascia che io